Una firma che sancisce una collaborazione importante che di fatto fa diventare Montesilvano centro per l'organizzazione di eventi federali e manifestazioni internazionali di scherma. I primi appuntamenti verranno svelati a fine settembre. Al tavolo dei lavori il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore allo sport Alessandro Pompei e per la scherma, oltre al presidente del comitato regionale Giuseppe Orfanelli, il vicepresidente della Federazione Nazionale Vincenzo De Bartolomeo, il quale ricorda come l'attività federale si fermò causa Covid a fine febbraio 2020 proprio in Abruzzo. È successo quello che è successo e ci siamo fermati a Sulmona. L'ultima gara di quella stagione fu Sulmona il 28 febbraio. E oggi ripartiamo con la nuova stagione agonistica da questo accordo, che è un accordo importante per la regione Abruzzo e per la federazione, perché potremo trovare la maniera di collaborare per organizzare gare per la prossima stagione agonistica. Presenti all'incontro dirigenti delle varie società abruzzesi, tra gli atleti intervenuti anche la giovane promessa di Sulmona, Manuela Spica, bronzo ai campionati italiani categoria cadetti che si sono svolti nel maggio scorso a Riccione. È stata una gara bellissima anche perché ho tirato bene, sono riuscita a gestire l'assalto e anche l'ansia, anche se appunto all'inizio c'era molta tensione perché comunque era una gara molto importante, però alla fine sono riuscita a conquistare la medaglia e a tirare bene. E il tuo primo successo, la tua prima medaglia importante? No, è stata anche l'anno scorso, a gennaio sono riuscita ad arrivare seconda a una gara internazionale in Francia e appunto è stato il mio migliore risultato in tutta la mia carriera.